Io che sono emozionato e non so cosa dire, nemmeno ve lo dico, tanto già lo sapete, passiamo alla faccenda successiva. E una cosa mi viene subito da proporre a Renzo, perché si è tanto discusso in questo periodo dei rapporti tra la musica, la poesia, poi in fondo siamo tutti persone che raccontano storie, ognuno nel modo suo. Tu sei uno che di storie ne ha raccontate tante, di un'Italia diversa da quella che ci capita di vedere magari sui teleschermi. Io vorrei che cominciassimo, se sei d'accordo, proprio da qui, dal perché si decide di narrare un certo tipo di storie e poi pian piano arrivare a spiegarci come si scrivono le canzoni che raccontano queste storie. Allora, cioè non ho capito bene l'inizio. Che era emozionato, c'era fuori. Che in fondo Deve tutti quelli essere che così. lavorano con le parole raccontano delle storie, no? O no? Ma mica detto. Io per esempio non riesco ad alzarmi le stringhe perché non metto neanche le calze, perché questa non è una storia, è fatto di piedi. Sì, è vero. Non riesco a mettermi le calze, mi dimentico che le metto. Ma non è che uno decida di raccontare la sto delle storie perché vive un periodo particolarmente felice o infelice della loro o della propria esistenza. Io sono pigro, non sono anche un po' sconclusionato, infatti sono arrivato uguale da 50 anni a questa parte, che sempre con gli stessi piedi, cioè io ho 14 anni e ho sempre 43 di piede, e l'altro ne 58. Io domando a lei che storie potevo raccontare? Storie di piedi. Che poi ci fosse anche il miracolo economico, che era un miracolo all'inverso, cioè non era né un miracolo né tantomeno economico. Se voi non vedete perché io continuo a fare queste cose qui, non c'entra un cazzo con quello che voglio, perché mi va di fare questa roba qua. Infatti io durante il miracolo economico avevo i piedi troppo lunghi e la testa equiparata alla non crescenza del tronco. Infatti, mentre questi ragazzi qua si capisce che il liceo classico l'hanno passato a pie pari da sinistra. Io non sono neanche stato ammesso alla quinta ginnasio. Perché? Si mostrano i piedi del tronco. Cioè, uno alto così, con i piedi lunghi da qui a lì, praticamente equilatero, adesso lo capisco, non può essere ammesso alla quinta ginnasio, se il tema è il mondo di Leopardi e il suo pensiero equiparato alla rivoluzione francese vista da Molière. Mio padre faceva l'aviatore e prima ha fatto anche l'operaio alla fabbrica Nicola Romeo, oggi Alfa Romeo, Arese, Zero Romeo. Ha voluto andare a sentire da questi professori, sedicenti tali, il professore deve essere prima uno psicologo e poi un insegnante. E sennò quanto cazzo, tu gli dai in mano la vita di tuo figlio ed è fuori un succo. Se viene fuori un permanganato di sodio misto a
a vino vuol dire che il figlio non è tuo, la madre è andata con un altro, no, non è un altro uomo, è andata con un altro figlio. Basta. Mio padre chiese questa cosa al professore di italiano, che è in italiano anche, anche storia, filosofia, basta. Liceo Berchem. Dice, ma questo ragazzo qui, quale ragazzo? Io ho un figlio. Sparano. Io ho un figlio che dovrebbe essere in questo... Ah, ho capito, Iannacci, maresciallo, il padre era maresciallo, non era facile, non è che uno dice, io mi riconfondo con adesso, appuntato, brigadiere, maresciallo, io vado a caso, meglio andare subito sul tenente, che dice, no, sono solo maresciallo, benissimo, non ha capito, dice, maresciallo, piacere. Vede maresciallo, allora le prendo un tema a caso su, su questo che abbiamo dato, l'approfondimento sulla, sul pensiero di Leopardi riguardo alla rivoluzione francese, vista e ricevuta corretta da Giuseppe Molière. Prendiamo uno a caso, Granati Filippo. La rivoluzione francese dette un... come un colpo di spugna sulla faccia tremebonda di Giacomo Leopardi, il quale voltandosi vide l'altrui gobba e pianse. Lo classifico tra il 5 e il 6, 6, 6 meno. Prendiamo un altro. Leopardi si è visto da Voltaire e Molière, ma non c'era solo me, c'è anche Voltaire. Ahimè, da quando uno parte con un ahimè, dietro o hai Shakespeare e Kafka oppure sei rovinato. Come arrivare in un teatro, non è questo dire buon funerale a tutti, no calma, se dietro non hai Lello Voce, il professor Nove, che mi è molto divertito, deve essere pazzo almeno quanto me insomma, però è molto bravo. Poi lo invidio molto perché è molto giovane, anche lui. Anche il suonatore di tromba, che è un genio, secondo me è un genio. Cosa stavo dicendo? Avevamo parlato del terzo arrivato, compito. Sono arrivato, sì. Automobile. Quanto... No, perché io faccio il professore per vivere, allora sono rimasto al terzo compito. Ah, vabbè. Sfila questo affare qua che riguarda... tema, allora mio padre, sì, il tema lo capisco, le faccio vedere il tema svolto da un terzo alunno che promette abbastanza bene, senza essere eccellente. La rivoluzione francese detta da sé, ahimè, me l'ha già detto, ha detto due, ahimè sono cazzi, o dietro c'è Shakespeare, Voltaire, anche Baudelaire. Cioè, si può dire tutto quando finisci in R, va benissimo. Prévert, Bolière, Robespierre, Vertello ce l'ha detto. Avenue de Foch, Cartier, che sono tutti di lotta continua, poi questi stili, no? E il pensiero di Leopardi va naufragando là dove è immenso il mare e dove si raccolgono le spiagge e i rifiuti del sale. Capisci, maresciallo? No. Mio padre era uno che se andava in stallo. Non poteva capire uno che diceva Voltaire, Robespierre, ahimè, eccetera. È rimasto lì un po' bollato, anche perché mio padre è rimasto
1,58 che era come il re, voi siete tutti giovani, era 1,58 con 43 di piedi anche lui. Io vedevo l'immagine contemporanea di mio padre e ho detto io più di lì non vado, quindi il cervello non va oltre, però lo dicevo a stento. Maresciallo, tiriamo fuori la cosa di suo figlio, Iannacci, in arte Vincenzo, scherzando, non immaginava mai che io sarei diventato un saltimbanco, un po' disgraziato come sono adesso. Vogliamo chiamare i carabinieri? No. Relazione francese, data sul approfondimento della quale Giacomo Leopardi ha visto Baudelaire e ha parlato in arte con un Cartier di Robespierre, eccetera. Leggo e legga. Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel 1847 da madre. Punto. Devo ammettere alla quinta ginnasio? No, non lo metterei neanche al volo cieco io. Fortunatamente io nel giro di 7-8 mesi svoltai, perché mia madre era alta, capisci bello? Era alta quasi 1,70. Orca? No, calma, mi è stata mia madre. Mia madre, non volevo. E allora io ho fatto una specie di balzo, mi sono iscritto agli esami del settembre equivalente e mi sono iscritto al liceo scientifico, alla quarta liceo scientifico, dico, ma mi equiparo un attimo, mi sembra di essere, capisco delle cose che non immaginavo neanche, cioè il legno sembra legno però deriva da una cosa, da una materia, cioè delle cose tremende, diciamo, qui sono andato fuori di matto oppure qui, cioè. Infatti ero diventato 1,73, 1,74, 1,75, poi i piedi sempre 43 perché non potevo diventare né più lungo né più corto, ho provato ad accorciarmeli ma mi sono fatto male, credo a un anulare, c'è un anulare a sinistro. E quindi Crebbi, si dice Crebbi, voi che siete pratici? Si dice Crebbi, si dice. E sono andato a fare questi esami di questo liceo, scientifico, non mi ricordo bene il nome, so che si trattava di una regione, Vittorio Veneto, Ardo da Vinci, una roba del genere. È stato promosso, non so perché, perché anche lì sono promosso e stando sotto un profilo molto basso, non giocando molto sulla mia versione equilatera, facendo un po' il pirla anche con il professoresse, mi sentivo un po' un cicisbeo, insomma. Sono entrato un giorno, sono andato anche fumando una sigaretta fatta con un giornale, eccetera. È stato male, ho vomitato anche nel corridoio. Tutto questo per farmi sentire grande, cioè c'era la moda di tirarsi su il risvolto del pastrano, cappotto, tipo un Humphrey Bogart, eccetera. Sigaretti, non c'era la sigaretta, l'ho preso dei mozzi con le sigarette e ho cominciato a fumare questa, dopo tre tiri non è la marijuana che ridi, vomiti, cioè già vomiti con la marijuana e con l'hashish, con tutto, si vomita con tutto, figurati con il giornale c'era già libero e io ho avuto poco culo di trovare questo giornale che non sapevo cosa fosse, purtroppo avevo solo 16 anni, 17. Ho fatto questo. Dopo tre tiri, paf, vomito. È meglio che vomiti più piuttosto che vomiti in scena, cioè in classe. E allora, con questo mio amico Filippo Granati, mio compagno di banco, furbo come tre cotte, non so perché si dica furbo come tre cotte. Me lo farò spiegare da lui, che è intelligente.
abbiamo visto che questa classe quarta liceo, quarta non serviva a niente, era un passaggio non neanche obbligato per arrivare alla quinta, neanche parificata alla terza liceo classico, soltanto un pochino più difficile per alcuni perché c'era di mezzo la matematica, che è diversità dall'aritmetica, c'era questa algebra, c'era queste funzioni derivate, eccetera, che io ho trovato immediatamente molto facile. Detto, qui sono diventato un genio, mi faccio dedicare una piazza e mi iscrivo come senatore a vita da adesso. Cos'ho meno di Mario Luzzi? L'età. Mi è andata male come senatore, però sono stato ammesso alla quinta, immediatamente ho fatto l'esame di Stato, mentre il mio amico Filippo Granati ha fatto un problema molto facile, eccetera. Io, che ero abbastanza bravo in matematica, quanto lui o forse più di lui, perché studiavo tutto a memoria, già dalla terza media, siccome non più un cazzo del resto, studiavo tutto a memoria. Ma non è vero che la memoria aiuta, la memoria ti rovina. Cioè, fatto sta che io mi trovavo, non so, 10 anni fa a Houston e dovevo dare questo master per la terapia intensiva, e c'erano delle cose gravi da pensare, da ragionare, non dormivo da 7-8 notti, facevo le guardie, le cose e le altre. Un giorno sono svenuto nell'addormentamento lieve che è tipico del sonnambulo, della terapia intensiva. Mi sono immaginato di avere sì il permesso di accedere all'esame di questo master, ma avevano scoperto che mi mancava l'esame di Stato di maturità scientifica. Hanno chiamato immediatamente il fratello di Schwarzenegger, senatore era già da allora, si sentiva odore di governatore della California. Houston non è tanto vicino, ma è Texas. E mi ha dato un sacco di botte già da allora, ho cominciato a prendere già da allora. Questa è la mia idea di storia che ho nella mia testa, rovinata dal tempo e dall'arteriosclerosi. Per cui cosa potevo scrivere io quando sono rientrato in Italia o prima? Prima scrivevo delle cose che presupponevano delle conoscenze di tipo, come, io non so cosa voglio dire, surreale, superreale o sottoreale, surreale. Oppure erano avevano una preveggenza di quello che poteva diventare poi una situazione di esclusività per certuni e per certi altri no. Per cui i primi dischi, le prime canzoni erano L'ombrello di suo fratello, Il cane con i capelli, non è male come... Il cane con i capelli è proprio carino. Il cane con i capelli. È la storia di un cane che nasce con i capelli, viola però, non i capelli, lui viola e i capelli. Uno che già cane, che noi non lo sappiamo, ma si rende conto di essere cane, però nato viola con i capelli, si monta la testa. Testa da cane, però intelligente anche lui. Cosa fa questo cane? Si crede di essere umano. E allora va in un bar e dice, mi dia 3 sigarette. Allora, guarda. E la frase tipo kafkiana eldoradica dice, 3 sigarette, non si dà retta. Non sigaretta, capisci? Non sigaretta, non sigaretta. È una delle troiate di abominevole che mi ha mai scritto una penna di uomo mancino come sono io. No sigaretta, non sigaretta a un cane con i capelli. Disperazione dei suoi fratelli, basta, finito. Quindi l'inizio è stato questo qua. Figuratevi dopo. Raccontacelo questo dopo, come poi sono. Raccontaci come si è. Vogliono che suoni, quindi adesso devo trovare una domanda intelligente, perché neanche io sono molto intelligente. Adesso devo trovare il modo di convincerti pian pianino a raccontarci come si scrive una canzone surreale, surreale, insomma una canzone di Iannacci, e poi magari di farcela sentire.
No, prima mi presenti, non si sa mai se questi affari qua funzionano. È una vita che li uso. Funzionano. Sono maligni. Sono un po' maligni. C'è una malignità insita del microfono. Allora. Anche del tecnico. Il tecnico. Il tecnico ci sono. Il tecnico ci odia. Sì. Tipico dei tecnici. Tipico. Odiano quelli che stanno sul palcoscenico. È vero. Io ho avuto 6.000 tecnici, pensa che oggi ho caponato. Allora. Vabbè, allora io, tu ascolti, no? Io ho ascoltato te prima con il professore di tromba, eccetera, hai fatto una cosa molto interessante. Però un consiglio, non usare il microfono, perché dà alone alle parole. In un posto così piccolo. La prossima lo facciamo senza. Perché sono cose interessanti che dici, però si confondeva con la tromba che andava benissimo, però. Enzo, è colpa dei tecnici. Abolisci i tecnici. Infatti, avrò sotto Marco. In un posto così piccolo si può parlare anche senza, anzi, meglio, senza tecnici. Prova, hai ascoltato. Allora, io farò ascoltare questa cosa qui che fu la prima cosa che così mi rese un filo, come dire, non importante, no? Mi fece conoscere nella regione Lombardia, che adesso la regione Lombardia, Piemonte, Milano, quando si entra non si dice, c'è scritto Milano e sotto c'è scritto Milan, la Madunina. Milano libera dalla Padania. Cioè, che cazzo c'è in testa questi qua? Io lo dico solo a voi. Stiamo attenti. Chi arriva? Da noi no. Io ce l'ho lì. Senti che culo che c'ho. Riesci quasi mai, tiro fuori perché ho preso degli appunti su quello che volevo dire prima, ma ho già detto tutto, non ho più niente da dire. Te lo metto qua, te lo metto qua, te lo tiro su. Poi dici tecnici, vedi, no. Allora, io ero in questo locale, in questo albergo a ore di malaffare, che si chiamava Derby Hotel in Viale Monterosa. E avevo conosciuto Dario Fo che mi aveva fatto la grazie, diciamo, è stato miracolato che mi ha detto, io ho sentito queste cose qui del fratello dell'occhiello, delle cose, del cane dei capelli, ma viene che ti faccio sentire, mi ha fatto sentire Lina mi fa male i piedi, translation mi fanno male i piedi o Lina. Per far capire che sono stato negli Schiavi Uniti, no? Avevi bisogno di un goccio d'acqua, si può avere un goccio d'acqua? Cioè quando uno comincia a dire una, due, tre, quattro troiate poi gli manca l'acqua. Grazie molto gentile, scusate senza far vedere lo sponsor. Odio l'acqua.
E un bel giorno mi venne in mente questa storia qua, come dice l'amico Lello. Questa storia che poi ho capito che poteva riguardare anche un problema di carattere autobiografico. Ma per il momento riguardava soltanto questo signore che aveva adottato un tipo di vita da outsider, delle scarpe che si usano adesso costano 700 euro l'una, perché Federer o Agassi le portano sulla testa, no? Nike, tanti da 600. E invece lui portava queste superga sgualcite. Era un signore che aveva deciso di fare della vita il cazzo che voleva lui. E quindi è nata questa storia qui di questo barbone che non era povero, era molto nobile, perché bisogna distinguere tra... Quando io canto le cose come ho visto un re, dice, ho visto un re, se la vi scusa, ha visto un ricco, un sure, no. Che se stiamo lì a guardare, e a domandarci la differenza tra il ricco e il signore, si fa presto a dire il signore, signore si nasce nel cuore dell'anima, ricco si diventa, anzi si rimane nano e si va in un governo qualsiasi di maggioranza e si affossa un paese qualsiasi come questo. Ma questo è un altro discorso, non mi era allora, non capivo, non avrei mai potuto capire, adesso invece che lo capisco sono rovinato. Anzi, siamo rovinati. Cioè, non è che a furia di dire le cose che vanno male davvero. Vanno male perché ci hanno rubato i soldi a noi e continuano a rubarceli. Io ho un'amica che continua a telefonarmi a Strasburgo a spese mie, mi manda i messaggi, mi chiama, dove chiami? Chiamo da Strasburgo, sono eurodeputata. Ma sei scemo? Dice. Ma tanto è gratis. No, non è gratis, pago io. Allora c'è stata questa storia del vabbè, io dico un sacco di stronzate, del barbone che portava queste scarpe del tennis. Tutti dicono che portare scarpe da tennis, no, non è scarpe da tennis, come dice anche la Superga, la Nike, la Adidas, del tennis, perché io ho tentato di fare anche la mia vita mancandomi, da piccolo non mi rendevo ancora conto del problema della situazione dell'equilatero, però già presumevo, per cui cercavo di aiutare mia madre, mio padre faceva l'aviatore, faceva i lupi sopra casa, un giorno ho sbagliato, è finito in un prato, eccetera, perché non c'erano neanche i paracadute. Davanti, vicino a casa mia, c'era, molti intercalano dicendo, c'era, come dire, no? Uno dice, c'era come dire un cazzo, come dire, se no, o non lo dici o non lo dici, insomma. C'era il campo del Milan, uno dei motivi per cui io sono attaccato a questa squadra qui, non capisco bene perché, anche perché il padrone è il padrone del Milan, non il mio padrone, tutti dicono, come è stato Milan, come un cazzo, io sono amico tuo, è il padrone, ma è il padrone di Maldini, io no, Maldini, Seedorf, tutta gente che non ha niente a che fare con me, gente olandese, gente da Cantopardo, insomma. E anche questo è un altro discorso. La cantai in questo derby hotel a Bergore, cantare, mica pensare di cantare, avevo un modo di dire le cose più o meno come adesso, solo che adesso mi credono di più perché si chiedono, poi questo qui scatterà tutte le tiro, non ne possiamo più. Ma da piccolo ci siamo costretti a tenerci questo qua. Speriamo che muoia presto. Io senza saperlo mi sono toccato un attimo gli organi genitali secondari,
anzi primaria, quello, cioè Didimo, no? E ho detto no, non morirò presto, però faccio questa cosa qui. Una sera venne a ascoltare in questo drammatico Derby Hotel, cioè in questa sottoscala c'era una cosa che poi venne chiamato cabaret, senza che noi lo sapessimo. Il cabaret vero l'avevano fatto già molto tempo prima parenti Fodurane, prima di loro La Valeri, Bonucci e Caprioli. Cosa volete che facessimo noi? Facciamo delle canzonette sbrindellate. Forse un filo bravo era Toffolo, forse molto bravo era Andreasi. Io non contavo un cazzo, perché cantavo delle cose che la gente diceva chissà cosa vorrà dire, lo sapremo più avanti. Li ho tentati di tutti i colori, sono anche a feste di Sanremo. E sempre sul dubbio, ma questo qui da che parte? Ma dove vuole andare? Ma soprattutto da dove viene questo qua? Perché comunque mi ascoltò Mike Buongiorno in arte Mike e disse: mi sembra che lei può venire. Io faccio una trasmissione che è la Fiera dei Sogni. Tu vieni alla Fiera dei Sogni e subito io te faccio famoso. Ma tu questo qui è pazzo, chi è questo qua? Con i capelli. Era un americano che aveva obbligato i tenutari di sale cinematografiche il giovedì a mettere un televisore al posto dello schermo, perché sennò la gente non andava al cinema, e faceva la Fiera dei Sogni prima e poi fece, o dopo, non mi ricordo più, e poi fece, no, chi l'ha visto c'era Cerelli, insomma, non capisco, alzi la voce, capisco. Cosa ha detto? Ecco, forte, siete timidi, sono già io che c'è imbecille qua, lascia la doppia. E erano obbligati a mettere il televisore in tutte le sale cinematografiche il giovedì, perché il giovedì sera dalle 9 alle 11 c'era gente impressionante che faceva queste cose qua. E vi dico che il problema del Schur o del ricco, delle cose, il barbone, il tennis, che è un mondo che non mi ha voluto neanche lì, perché mi hanno detto, io cosa qui a fare? Cosa qui a fare? E vedo che sta allungando un cefone, non so, abbassato. E raccatta palle, che te l'ho detto? E non so, non sai neanche raccattare le palle, le fai male, sei sporco, brutto, lacero, contuso anche, sì, contuso, vai via. E mi ha cacciato anche, per cui il mondo esclusivo del tennis, di quelli che giocavano al tennis sul servizio, non mi ha accettato immediatamente, cioè mi ha cacciato io subito, per cui io l'ho denunciato, la gente, per la gente normale, era portare le scarpe da tennis, cioè le scarpe da tennis. Io lo dico adesso in forma familiare, visto che il posto è piccolo, al cuore non si comanda, eccetera, eccetera. E perché se si va avanti a domandarsi molte cose che riguardano il re, il ricco, il personale, Baudelaire, Cartier, chissà chi l'ha visto, la Sciarelli, la Berlinguer, Bianca, Blob, eccetera, eccetera. Poi uno va insieme con la testa, si finisce con andare a pensare all'esistenza dell'Arcangelo Gabriele. Allora, è arrivato questo arcangelo Gabriele, davanti a questa signora che è stata anche cantata e si chiama il professor Monti.
Maria. Arcangelo Gabriele, chiuso le alacce. Maria, scusa, non mi dà fastidio perché io sono una donna. Puoi vedere che io faccio diventare famoso con cugina Elisabetta? Così la gente dice, ah, Bioberta, che sei in cielo, sei certificato di no! Parla con la Madonna, no, la Madonna, io sono la Madonna, no, dopo. La canzone era questa. Sono andato alla Fiera dei Sogni e ho cominciato a guardarmi in giro, mi ha messo sul vestito da sposo, quello che sarebbe andato vestito da sposo. E con certo, un po' di voi la conosciamo, che si usa. Chiuse, ma migliore quinta. Non mi ha messo. Mi scrive andare a far bagno. Su stradon. E andare dallo scalo. Lì e l'amore lo colpì. E il portavesca del tennis. Parlava di per lui. Telefono. Rincorreva già da sempre. Un bel sogno d'amore. E portava le schede del tennis. Grazie a tutti, buon. È la prima mena via. Perché lei era un barbone. C'erano sempre alla RAI, lo studio 1, in via, cioè lì dove c'era la Fiera Campionaria a Milano, c'erano sempre due signori vestiti di grigio. Uno era il signor Pinoforte che non guardava, quello che faceva poi il vestito che era forte, di cercare il ragazzo di un questo è.
tu dove c'era il tuo camerino, perché però no hai vomitato anche te? No è pazienza. Ma c'era questo signore qua in grisaglia, Giovanni era uno, un altro funzionario deputato al capimento del cantautore, il caneautore, lo chiamavano allora, tipo che era stato guidato dal padrone, che era Michael Jordan. Già allora gli americani avevano una solida base, oltre a che abbia ancora parlava un dice. Alto, un'altezza quasi, per usare un termine, irremovibile. Vado a dire uno di questi di altezza irremovibile. Quindi domani nel tema in classe c'era un signore alto, ma così alto che era irremovibile. No, ho dovuto cacciare nel culo e tornare a casa. Comunque, questo qua dice giù alto. Scusate che c'era il contraccagnotto che ascoltava così, in modo un po' strafottente. Facci sentire, non lo faccio sentire io. Che un po' preoccupato è tornato la seconda strofa. Tocca di beccarvi un pezzo, però serve capire sia Giovanni 1 che Giovanni terzo. Un bel dì che era Andrea a parlare, e per lui l'aveva vista passare bianca e rossa, che pareva il tricolore. Oh! Come senti? Cioè, hai sentito questo? Hai sentito, Allora? Ho visto la bandiera del Brasile, no? Messi, c'è il Messi uguale, no? Il Messi così. Falla andare avanti, falla andare avanti. E no, è che lei come si chiamerebbe, guarda che uso il genuccio. Lei come si chiamerebbe? Giovanni, scusi, mi chiami anche Vincenzo. Giovanni Vincenzo,
che hai fatto il festrovetto, dai, quando si scivoli, quando si scivoli la testa, più sbella di più mi sbola la testa, come il cannone della macchina, non ride, non ride, accendete. Quella strofetta che hai fatto, la strofetta, che dice Capobianco, no, era dietro a parlare, che modo di parlare sapete? Cioè questo dice era dietro a parlare, là, che cosa parla, che chi ha visto? Ha visto una bianca e rossa avanti. Prima che colore. Guarda, questo è scemo, eh? Il momento drammatico della Repubblica come adesso, no? Abbiamo avuto bisogno abbiamo avuto bisogno di un americano per far funzionare la televisione. E questo scemo qua. Bisogna cercare di fare. Questi due qua comandavano tutti per Berlusconi, che sarebbe venuto dopo. E io sono venuto prima di Berlusconi. E lì tu. Comunque è un discorso. Questa è strofetta. Deve stare proprio la così. No, io sai anche. Allora facci sentire. Facci sentire, facci sentire. Quando dice bianca e rossa che pareva monocolore. Tricolore, bestemmiatore, Giovanni, questo è il primo augurato dopo che questi due dei gas intogliati hanno scavalato pure il partito delle pubbliche soldi. Meno male, hanno tutti scoperto, allora, gli americani li hanno fatti sbagliare. Tu sei mafioso? La mafia? Ma sotto quello ti riguardo da vicenda, la strofetta, canta la strofetta, cosa devo dire? Ma di una cosa normale che piaccia al pubblico, è ballabile questo pezzo, mi sembra neanche ballabile, è ballabile, non faccia, io sono compongo delle cose, non comporre, fai ballabile, buchi buchi, dopo. Potrei dire a posto di colpo si dire bigore. Bigore, bella, hai fatto l'unione! L'unione fa la forza e sta dicendo con lo sperma. Tozzo! Facci sentire. Guarda, questo cancellone come è curato. Abbiamo una massa di scazzottoni davanti. E io andai avanti a cantare per altri colori. Fui naturalmente epurato, infatti la mia origine di medico americano, chirurgo americano, si esaurirono il giorno in cui cercai di cantare questo re, oppure questa... C'era un certo Ardigon, la versione cristiana, che era l'anima grigia, come ha visto, ha sentito che andavano, c'era una cosa che si chiamava la televisione via Gentilino, via in diretta negli uffici, via ufficio. E questo l'ho visto, io dicevo questa roba qua, tanto dicevo bianca rossa poi altri colori, ho detto una stronzata per lui,
non contento, aveva visto che aveva udito che dicevo questa cosa qua, è sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re. E qui ci potrebbe anche stare. Il re non ce l'ho più. Fa male al ricco, al cardinale. Diventano tristi se noi piangiamo. Questo cacciarlo via. Siamo sicuri. Professor Andreotti, che si può fare? No, ce l'ho io. Se deve famo. L'ha detto anche per della Chiesa. Ma questo qui era un piccoglione. Bisognerebbe fare che cosa? Quello che faremo anche per Falcone, Borsellino. Ah, certo, certo. Avrà, che te serve? E se te va, famo, no? Ah, infatti. Io non sono riuscito a cantare, ho visto il re. Come controproposta hanno accoppato il generale della Chiesa, Falcone e Borsellino. Grazie. Enzo, credo che loro una vogliano sentirla tutta, perché facevano il tifo per te, non per gli altri. Seguire le parole con l'indice di una mano, lettera scritta fuori dai denti, lettera senza firma, lettera per pochi argomenti, lettera dal carcere. Lettera scritta da un minore, lettera che non capisci, sei tu che non vivi o è lui che non muore. Lettera di un cantante, lettera profumata come quella di una vecchia amante, lettera che ti penso, lettera che più la guardo più mi sembra senza senso, lettera che sembra una canzone d'amore, lettera con troppi diesis e pochissimo cuore, lettera per Carlo Giuliani, non si dirà niente ma almeno saprà che non siamo lontani. Lettera per chi ha solo rimorsi, da leggere a voce alta ma a piccoli sorsi. Lettera piena di guai,
lettera per chi è in guerra di lettere. Non riceverà mai. Lettera per mio figlio. Mi ha guardato cantare come fossi io il figlio. Lettera per mia moglie. Non ha avuto un marito. Ha avuto solo le doglie. Lettera che ha visto tutta la vita. Accompagnato solo dalla sua miseria, dalla sua dignità, dalla sua morte, dalle sue emozioni. Lettera che ha visto sparire insieme al sole la sua malattia poco per volta, tutte le sue illusioni. Lettera chi si rifiuta di accettare comici, musicanti, poeti, medicastri, cantori di canzoni. Lettera per il mio pianoforte, l'unico a non avermi fatto uscire con tutte le ossa rotte. Lettera per il tempo, che a 20 anni nessuno ti dice che vola via come un tipo particolare di vento. Lettera Vasco Rossi, piace sentirgli dire che oggi è spento. Lettera chi ha vissuto tutta la vita, chi ha avuto il coraggio di sfidare assassini, bugiardi, solo mezzi imbroglioni. Lettera consegnata a voce tutta la gentile, normale, ipocrita massa di rompicoglioni. Alcune canzoni nascono per esigenze di carattere politico, altre per esigenze di carattere dialettico tra me e me stesso. Io sono sfaccettato. Altre perché cioè, la vita non ha senso, qualcosa bisogna pur fare. Siamo in grave pericolo, proprio come persone pensanti. Infatti, fuori di non pensare, la gente non vuole più morire. Non si è reso conto che la gente non vuole più morire. Arrivata a una certa età, una volta io sono tornato negli Stati Uniti nel 76-77. Credo che mi fossero Ponti d'Oro, invece sono andato a finire in un posto che poi si è arrivato buonissimo. Allora, pronto soccorso di Cantù, facevo tutto io, siccome ho imparato in Stati Uniti a intubare le persone che non riuscivano a respirare, a rianimarle, farvi, perché lì ho preso un master, un PhD di rianimazione, di terapia intensiva, mi arrivavano dei parenti portando questo individuo ancora camminante, cioè, non sto bene, non respiro poco, cioè, qui non c'è niente. Emma ha 60 anni, poi lo traduco. Emma deve morire, ha 63 anni. Ai 63 anni rinascono, non è che bisogna del Viagra. C'è gente che fa tutta la vita fa le diete, il jogging, il briefing,
e si sposta, fa la palestra, bodybuilding e non mangia l'insalata per l'amor di Dio, eccetera, attenzione alle scorie, alle diverticolosi, vale le altre, cioè, praticamente fa tutta la vita da malati per morire da sani. Mi ha chiamato la moglie di questo signore, di questo tizio qua, mi ha detto, per l'amor di Dio, lei parli con mio marito, lo visiti perché è già scappato dalla rianimazione una volta. Come sono? È scappato da un'unità coronarica. Firmato, detto, si può, non è con carcere. E allora io l'ho visitato, ho detto il diagramma, ho detto che lei è un disastro. Ci vuole, operiamo lo stesso, ma... No, no, io mi dico quello che devo fare. No, io so che lei è scappata, non sono mica qui per dire le cose apposta gravi. Le dico che lei è scappata dalla rianimazione per fumare. Ah, bene. È venuto, gli ho visto questo elettrocardiogramma e gli ho detto, ma vedi, qui non siamo... Lei non sta mica bene. Cioè, ci ha fatto un infarto, però era un infarto laterale. Cioè. Prossimo... Ce la scordiamo la vita bella. Ma sì, io facevo qualsiasi cosa, ecco, allora ho messo giù delle cose, no? Cosa non doveva mangiare, cosa non doveva bere, quello che poteva fare, quello che non poteva fare. Lui ha guardato, insomma, mi dica tutto, mi fare. Però non mi dica di non fumare. E allora muore, fumo muore, è morto. Allora. Su una produzione di circa, non so, 800 canzonette, ma bisogna distinguere anche. Le canzonette hanno avuto un loro percorso, un loro excursus, come dicono quelli che se ne intendono, di testi, eccetera. La musica invece ha seguito il trasporto che avevo io per lo strumento, anche lì è un modo di suonare, può essere, poi lei sente Pollini o sente Horowitz, anche lì certe note fanno parte della poesia, non è, suona bene il pianoforte, non è come picchiare sui testi di Olivetti. Mio figlio in certi momenti è poesia pura, lui non è che canta, balla, no, lui suona, però in un certo tocco, io poi mi viene da sorridere, mi ha fatto anche una canzone, quando un musicista ride, perché mi sento trasportato da una soddisfazione, ma non perché è mio figlio, perché è un altro, ci siamo trovati a sentire delle cose di cantanti o di faccia conto, c'è un punto della prima parte della seconda parte dell'inno russo, prima era CCP, che sembra che sia finita, invece risale, è proprio la Russia che si muove, povera, scarnita, l'occhio della madre, eccetera. E questa cosa lì si sente. Se no, cosa le posso dire? Una canzone di Paolo Conte che io adoro, che si chiama Madeleine, ma insieme anche Sparring Partner. Dice due cose, basta. E sono fondamentali, sono. E poi poesia per me. Poi per un altro non ascolta neanche. Cioè, il mio mestiere è fare e dire alla gente che non deve fumare, perché sennò ci lascia la pelle, e cantare le canzonette. In qualcuno c'è qualche spazio di dispiacere o di felicità. Forse con qualche momento di queste robe qui viene fuori una cosa poetastrica. Mio figlio suonava meno che decentemente, fino a 10 mesi fa. Pianoforte, insomma, tastiere, fisarmonica, eccetera. Un bel giorno, tu sei un testimone, un bel giorno non so cosa sia, eccetera. Ha avuto un problema con un musicista che l'ha trattato male, gli ha detto paro paro, tu non sei capace, non è che ti inventi, ti fai... È stata la svolta, mio figlio mi ha, io non suono male. Ho studiato, ho fatto il quinto anno, ho fatto l'ottavo, eccetera.
non studio più perché, cioè, se trovo un piano, uno strumento così mi diverto, io sto su un accordo, ci sto una settimana, ma non avevo quella tecnica che ha mio figlio, cioè non avevo questa capacità. Lui ha preso, essendo una vergine, ha preso la precisione e l'intelligenza da sua madre e un po' di creatività da suo padre. E mi ha superato abbondantemente, io mi spavento certe volte, cioè mette giù degli accordi, fa delle cose di tecnica, destra, sinistra, cioè gli altri fanno fatica. E poi ha avuto tutti amici musicisti che più bravi di lui, adesso è alla pari. Ho pianto l'altro giorno perché io non avevo visto la partita, eravamo a Roma, sono tornato a casa, mia moglie l'aveva registrata, non mi diceva il risultato, niente. Ma come l'ho visto giocare, ha detto, qui ne prendiamo 7-8. Era come io da ragazzo ho fatto tutti gli sport, marziali, non marziali, eccetera, box, ma quando, ed ero abbastanza arzillo, arcigno, non so se vi siete mai trovati di fronte a uno che non ha niente da perdere, uno che proprio è, vi arriva addosso un diavolo. Non, sì, ma anche se non armadi, mio figlio è anche peggio, perché mio figlio è uno tosto, fa finta di essere un magrolino, ma è una bestia. Uno come quello lì, ma eccetera, sono come i gatti inferociti che ci vogliono i vigili del fuoco per prenderli. Lei ride, ci vogliono i vigili del fuoco, se si fa prendere, perché non si fanno prendere. Così era Milano l'altro ieri sera contro il PSV Eindhoven.